Sì, ragazzi, come leggeva il titolo, stanotte sono stato all'ospedale. Bloccato 329, oggi ragazzi, sono stati con un avviso video. Oggi ragazzi, voglio dire una cosa. Come leggeva il titolo, stanotte sono stato all'ospedale. E ora adesso, in breve, cerco di spiegarvela questa cosa, perché sono stato all'ospedale. Ora in breve vi dirò il motivo perché sono stato all'ospedale. Beh, ragazzi, ieri, cioè, mi sono messo a letto, ma non che mi sono messo a letto a dormire. Ho giocato un poco con il telefono, ho visto le storie su Instagram, ho visto qualcosa dei video su YouTube. E ragazzi, tutto assieme mi è mancato ragazzi, tutto assieme mi è mancato il respiro. E ragazzi, non preoccupatevi, perché ragazzi, questa mancanza di respiro ce l'ho da quando avevo 6-7 anni, diciamo, all'incirca. E sì, ragazzi, questo respiro non vuole smettere più. Intanto ora sto bene. Per fortuna sto bene, non ho più niente. Ora, ma non mi è mancato solo il respiro, vi devo dire altre cose. E se ragazzi, ora vi dico altre cose, perché non mi è mancato solo il respiro, mi sono venute altre cose. Dopo ragazzi che mi è mancato il respiro, ma ragazzi, prima avevo mangiato un gelato, fior di latte e cioccolato. Poi ragazzi, appena ho finito, cioè appena mi è finito di mancare il respiro, ho vomitato tipo cioccolato, ho vomitato tipo marrone, perché ho mangiato fior di latte e cioccolato, non è? Poi ho pensato, non è che mi ha fatto male il gelato, perché ho vomitato cioccolato, ragazzi. E sì, ragazzi, ho vomitato cioccolato. Poi dopo che ho vomitato, ragazzi, mi è venuta una cosa qui, qua, che c'avevo una cosa inciummato. Vabbè, ragazzi, cioè mi è venuta una cosa qua poi, dopo che ho vomitato. Ragazzi, dopo che mi è mancato il respiro e ho vomitato, sono andato all'ospedale. Sono andato all'ospedale al cervello. Non so se ve lo conoscete, se siete di Palermo. Sì, ragazzi, stanotte tipo non sono riuscito a dormire. Infatti stamattina non sono andato neanche a scuola. L'ha visto pure la mia fidanzata qua. Eh sì. Poi che sono andato all'ospedale, mi sono fatto misurare l'ossigeno e ragazzi, non ce l'avevo bassa, ce l'avevo a 100. E ho detto, allora cos'era che mi mancava il respiro? Perché l'ossigeno era a 100. Poi dopo il respiro io gli ho detto cosa mi è successo dopo. Mi hanno fatto l'acetone pure. Mi hanno fatto l'acetone. Mi hanno dato il peridon. Sì, per non farmi vomitare. E ragazzi, se mi hanno dato il peridon. E se ancora con il peridon vomitavo, ragazzi, se ancora con il peridon vomitavo, mi dovevo fare le flebo e ragazzi, mi stavo all'ospedale che mi ricoverano. Perché se vomitavo dopo il medicinale, mi ricoveravano. Meno male, ragazzi, che non ho vomitato. Ringraziamo Gesù Cristo. E sì, ragazzi, dopo il peridone mi hanno dato un altro medicinale per farmi. Sì, dopo che mi hanno misurato l'ossigeno. Un attimo. E niente, ragazzi. Poi mi hanno fatto aspettare mezz'ora lì perché mi hanno dato un altro medicinale, non so perché cosa. Ragazzi, mi hanno fatto aspettare mezz'ora e sono uscito, ragazzi, alle 2. No, aspetta. All'una e mezza, ragazzi, all'una e mezza
1:30 sono andata all'ospedale e alle 3, ragazzi, alle 3 di notte sono arrivato a casa. Sì, ragazzi, non lo so cosa avevo stanotte, non lo so. E ragazzi, all'1 siamo andati all'ospedale e alle 3 siamo ritornati a casa. E niente, ragazzi, spero che questa cosa non mi succederà più, perché, ragazzi, è bruttissimo il respiro, non respirare, è bruttissimo vomitare, è bruttissimo avere una cosa qua. Ma ragazzi, sono sicura al 1000 per 1000 che mi ha fatto male il gelato. Ma ragazzi, ormai è passato, non pensiamoci più. Ora, ragazzi, sto bene, per fortuna. Per fortuna sto bene. E niente. Speriamo che non mi succederà più. Ormai è passato, ma non pensiamoci più a questa cosa. E finisce qua. Spero che vi sia piaciuto. Lasciate 5 like con 10 iscritti. E su Instagram mi chiamo Riccardo Proto. E niente, quindi io sono venuto qua, ci vediamo al prossimo video. Bella!